dire appunto che nulla sarà più ovviamente di passare la parola al presidente Luca Arnaboldi. Ci tenevo a ricordare, insomma, che anche grazie al lavoro che è stato fatto in raccordo da lui anche in prima persona, l'ambasciatore Varricchio, insieme anche all'ambasciatore Eisenberg, con anche il sostegno delle tante aziende americane e italiane, ovviamente Campari ha fatto anche tanto per questa emergenza, sia in America con le sue controllate che in Italia. Ecco, devo dire che la Camera di Commercio americana ha avuto un ruolo di cerniera tra il mondo delle corporation e ovviamente tutte le entità che avevano anche necessità di potersi rafforzare per combattere questa battaglia, ed è stato un lavoro importante che ha consentito anche di mappare oltre 50 milioni di donazioni di corporation americane nel nostro paese. Ovviamente non si contano le tante donazioni delle aziende italiane, ma questo era forse, tra virgolette, più scontato. Questo per dire che la relazione transatlantica, che è il nostro bread and butter, è sempre più forte e probabilmente ne uscirà ancora più rinforzata se sapremo anche cogliere le opportunità che, purtroppo, per fortuna, insomma, questa situazione ci mette di fronte, soprattutto in ambito di business, e noi siamo qui per questo. Quindi, ringraziando ancora l'ambasciatore e tutti i nostri relatori, lascio la parola a Luca. Presidente di AmCham, Luca Arnaboldi, per un suo saluto, dopodiché la parola all'ambasciatore Varricchio. Grazie ancora, Luca, a te. Aspetti che è muto, ok. Buongiorno a tutti, dicevo, normalmente il mio ruolo è limitato dare i saluti della Camera di Commercio Americana in Italia, ma oggi direi che è addirittura superfluo perché l'ambasciatore Varricchio, che è un amico storico della Camera, ha anche un ruolo istituzionale rispetto alla Camera, essendone il presidente onorario. Quindi non faccio perdere tempo e non vedo l'ora di ascoltare l'autorevole panel che oggi AmCham è riuscita a mettere insieme, grazie agli autorevoli speaker che sono con noi. Abbiamo tre prospettive diverse: una prospettiva istituzionale, politico-istituzionale, una prospettiva imprenditoriale, una prospettiva accademica, e credo che, voglio dire, sono i tre angoli in cui qualunque problema dovrebbe essere affrontato. Poi spero che avremo anche qualche minuto per ricevere dall'ambasciatore Varricchio anche qualche veloce commento a caldo sull'accordo recentemente raggiunto circa il Recovery Fund, essendo lui non solo profondo conoscitore di tutte le vicende transatlantiche, ma anche delle questioni europee. Non faccio perdere altro tempo, gli cedo immediatamente la parola, ringraziandolo insieme agli altri due ospiti per il tempo che ci stanno dedicando. Grazie, grazie a tutti, grazie Simone, grazie caro Presidente, caro Luca. Partecipiamo a tanti eventi, ma oggi per me è un'occasione particolare perché io, come è stato ricordato, mi sento a casa in questa Camera. La considero veramente una struttura fondamentale, uno degli assi importanti del lavoro che tutti i giorni noi svolgiamo negli Stati Uniti per promuovere gli interessi dell'Italia. Nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, una espressione ricorrente a Washington era, mutuando il vecchio detto cinese, viviamo tempi interessanti. Credo che quanto stiamo vedendo, quanto scorre sotto i nostri occhi, rende questi tempi non soltanto interessanti, ma francamente di grande trasformazione. E quindi, mentre da un lato gestiamo l'emergenza, mentre dall'altro seguiamo quanto quotidianamente ci si prospetta di fronte, dall'altro dobbiamo essere in grado di capire i fenomeni che si stanno producendo e che produrranno un mondo nuovo. Non si tornerà certamente dove eravamo prima che scoppiasse quello che sembrava inizialmente un problema locale e che poi si è irradiato toccando l'Italia, di fatto primo grande paese democratico ad essere vittima del virus, e poi qualche settimana dopo anche le sponde dell'America. Tutto questo cambia la prospettiva.
dobbiamo essere in grado di capirne gli effetti geopolitici, le conseguenze sul piano della sicurezza, la nuova economia, l'organizzazione del lavoro ed un tema molto sentito in questa fase negli Stati Uniti che è quello dei diritti individuali. Tema questo che porta al centro la discussione sulla necessità di rendere sempre più forti le nostre democrazie. E quando si parla di democrazie, ovviamente non possiamo non ricordare come Europa e Stati Uniti costituiscano un unicum. Le relazioni transatlantiche, di cui la Camera è una straordinaria e bellissima espressione, sono il più grande strumento che garantisce la sicurezza sia dell'America che dell'Europa. Ricordiamo sempre la grande forza, la grande potenza dello strumento militare americano, ma in realtà la vera garanzia della sicurezza di ogni singolo cittadino, di ogni singola impresa degli Stati Uniti è rappresentata da questa rete di alleanze che mai così profonda è stata nella storia. Qual è la situazione dell'America di oggi? Non bisogna mai dimenticare che quanto sta avvenendo sotto i nostri occhi avviene nell'anno elettorale. Chi di noi ha vissuto l'11 settembre ricorda bene che al di là di tutte le differenze che si possano tracciare, quella tragedia che colpiva la parte meridionale di Manhattan avveniva all'inizio della presidenza Bush. Vi era ancora forte uno spirito di unità, tutto il paese si è stretto attorno a quel luogo diventato simbolo della capacità dell'America di resistere ad un attacco che veniva da fuori. La pandemia non è soltanto un pericolo più subdolo, ma anche avviene nella fase in cui la democrazia americana è alle prese con quello che tradizionalmente è il proprio appuntamento più importante. L'elezione non soltanto del Presidente, il rinnovo del Congresso, dell'intera Camera dei Rappresentanti, di un terzo del Senato, di diversi governatori e giù per i rami tante cariche elettive che muteranno il volto dell'America. Ricordo questo perché in qualche modo era inevitabile che la vicenda virus si incontrasse o scontrasse, dipende dai punti di vista, con la politica. Ma quel virus invisibile che abbiamo imparato a identificare con l'immagine di quella mina navale che ci ricorda, ci riporta ricordi di altre epoche storiche, quel virus invisibile ha messo in moto un meccanismo che ha avuto tante implicazioni. Certamente l'economia, ricordiamo tutti i dati straordinari che l'economia americana poteva vantare ad inizio anno, il record della borsa che si accoppiava anche al record dell'economia reale. Mai come ad inizio anno Wall Street e Main Street erano effettivamente andavano nella stessa direzione. Tutto questo è cambiato, ma l'America, proprio perché è una grandissima democrazia, una democrazia sempre che si rinnova continuamente, ha anche vissuto e sta vivendo una profonda crisi sociale. Ferite mai lenite che vengono dal passato, un passato che ritorna e che riporta alla memoria pagine tristi di una divisione del paese. È un tema questo molto sentito che attraversa tutte le città americane, di cui si parla la sera nelle case delle singole famiglie americane, e che certamente è un elemento che conferma come questa società non si fermi mai e cerca sempre di trovare un punto di arrivo. Tutto questo rende l'America certamente inquieta in questo momento. Sappiamo che in questa fase, tradizionalmente nella fase elettorale, può venir meno in qualche modo l'attenzione verso il resto del mondo. Ma non è così, perché anche nelle settimane, quelle lunghe settimane in cui noi siamo stati tutti rinchiusi, il mondo non si è fermato. Tante nuove realtà sono emerse, tante situazioni di crisi si sono prodotte sotto i nostri occhi, tanti fenomeni, anche se non tra loro direttamente collegati, che però hanno un elemento in comune.
si dimostra come mai come ora vi sia bisogno di America, vi sia bisogno di una leadership forte, convinta, consapevole. Questo è un elemento particolarmente importante. E qui vengo ad un collegamento con l'attualità stretta, che è quella dell'Europa. Avremo modo poi nel corso della discussione di tornare, come ricordava il Presidente, sull'importantissimo risultato conseguito a Bruxelles. Un'Europa che si rafforza, un'Europa che acquista consapevolezza di se stessa, è il miglior alleato possibile dell'America. Questo è un fattore a cui noi italiani teniamo moltissimo, ha sempre ispirato la nostra politica estera. L'europeismo e l'atlantismo sono sempre state le due stelle polari che hanno guidato la politica estera italiana. E quando dico politica estera utilizzo un termine in qualche modo che può sembrare di esclusivo interesse e pertinenza degli addetti ai lavori. Uso un'espressione che io penso debba interessare moltissimo coloro che partecipano a questa conferenza virtuale di oggi, perché l'economia italiana, l'industria italiana sono una componente essenziale della politica estera. L'Italia è un paese tradizionalmente aperto al mondo, l'economia che traina il prodotto italiano è l'economia internazionalizzata. E quindi noi abbiamo bisogno di questa unità, abbiamo bisogno di questa concordia e troviamo nel rapporto transatlantico un punto di riferimento essenziale. I prossimi mesi saranno importantissimi. Al di là della cronaca politica che seguiamo e che occupa in queste giornate, in queste settimane la nostra attività, noi sappiamo benissimo dagli incontri che abbiamo, dai molteplici contatti che abbiamo con il congresso, con l'amministrazione, con gli opinion leaders, con i responsabili economici, con coloro che decidono i flussi di investimento, che l'America non ha affatto voltato le spalle all'Europa e che l'America ha un'attenzione particolare per l'Italia. E questo è particolarmente importante oggi, nel momento in cui tutti questi cambiamenti che registriamo con attenzione e che certamente dovranno darci degli insegnamenti, potrebbero indurre ad una tentazione che è quella di pensare che si perdano alcuni punti di riferimento. Non è così. I punti di riferimento saldi rimangono. Per l'Italia non è semplicemente una questione di principio, non è semplicemente motivo per onorare una nostra storia, ma risponde ad un preciso interesse nazionale, ad un interesse certamente pubblico, ma un interesse soprattutto di quelle imprese che costituiscono la vera forza del nostro paese. E di questo vi è piena consapevolezza. Simone Crolla ricordava ruolo delle imprese in questa fase, la responsabilità sociale che certamente ha dimostrato come non vi può essere innovazione e ricerca del profitto senza un'attenzione al sociale, alla capacità delle nostre comunità di superare momenti di crisi. Le imprese lo sanno, ne sono consapevoli. Io credo che quando finalmente saremo usciti da questa fase di transizione, potremo ripartire ancora più forte. L'America è un punto di riferimento fortissimo, l'America che uscirà dalla fase elettorale sarà un'America che sono certo continuerà a guardare con attenzione, con empatia ad un'Europa che sente come propria naturale alleata. E in questo c'è un forte ruolo e importanza dell'Italia. Ecco, questo è il mio saluto introduttivo, un saluto a tutti quanti e certamente mi farà piacere ascoltare gli interventi dei due colleghi di panel che saluto e poi per partecipare al dibattito che mi auguro sarà molto interessante. Grazie ancora per l'invito. Grazie a te Armando per le tue parole e per la disamina che come sempre è molto, molto precisa e che ovviamente commenteremo. E se siamo d'accordo lascerei la parola a Luca Garavoglia, presidente di Campari, così dall'aspetto, dalla dimensione diplomatica
passiamo alla dimensione economica e di business e dopodiché ovviamente elaboreremo ancora entrambi i concetti insieme a Dante a un secondo giro. Luca, lascerei volentieri a te la parola. Grazie. Allora, dal punto di vista economico e dell'impresa, ovviamente il tema oggi centrale delle relazioni transatlantiche è quello dei dazi, ovvero i dazi che sono stati imposti prima in misura più limitata dall'Unione Europea ad alcune merci americane e poi in buona misura anche a titolo di retaliation dagli Stati Uniti su invece alcuni prodotti europei. Allora, io credo che si possa dire con assoluta serenità, alla luce di ormai qualche secolo di capitalismo, che il protezionismo non ha mai portato bene, nel senso che la teoria economica ormai concorde nel dire che il libero mercato alla fine è il sistema, pur con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi limiti, capace di creare maggiore ricchezza. Questo però non vuol dire, questo vale se ci rifacciamo alla teoria dei giochi, nel senso di dire che il libero mercato è complessivamente un gioco a somma zero, ovvero se guardiamo il mondo nella sua globalità, sicuramente abbracciare multilateralmente il liberismo e il libero mercato ne è un'espressione, è certamente la via per massimizzare la produzione di ricchezza. Ma questo non significa che lo stesso ragionamento, perlomeno nel breve periodo, si possa fare per ogni zona economica individuale, ovvero la tanto citata e decantata globalizzazione, che se vogliamo si può fare risalire storicamente all'ingresso la Cina nel WTO di qualche decennio fa, è innegabile che abbia creato squilibri assolutamente strutturali e ormai insopportabili. Ovvero la scelta dell'Occidente di sostanzialmente fare dell'Oriente la fabbrica del mondo, perché si riteneva che l'Occidente potesse focalizzarsi su produzioni a maggior valore aggiunto e quindi avrebbe potuto guadagnare dal combinato disposto, da un lato, la possibilità di approvvigionarsi di merci a basso costo grazie a un costo del lavoro decisamente più contenuto nei paesi emergenti e dall'altro di ottenere da questi paesi emergenti in cambio l'apertura dei loro mercati che facevano salivare gli imprenditori occidentali con le loro mostruose demografie, pensiamo al miliardo del popolo di cinesi, beh, non possiamo tacere che questo tipo di scommessa non è completamente riuscita. E non è riuscita soprattutto perché se guardiamo come si è evoluta la ricchezza del mondo in questi decenni, beh, è innegabile che la Cina abbia conquistato fette crescenti di ricchezza. L'economia cinese 20 o 30 anni fa era sostanzialmente illeggibile nelle classifiche, oggi si appresta come dimensione totale dell'economia a superare quella americana, anche se ancora lontanissima in termini di procante. Perché consentire all'Oriente di diventare la fabbrica del mondo senza tutti quei constraint, tutti quei costi che l'Occidente ha, quindi costi sociali, quindi costi di non inquinare, di non produrre eccessive esternalità negative, ovviamente si è tradotto per l'Occidente, piaccia o meno, non è molto politica di correttirlo, in cattivo affare. Ora è evidente che lo squilibrio che si è creato non è più sostenibile, anche perché porta al paradosso che poi la Cina si compra quote crescenti del debito americano e diventa il fornitore e il creditore degli Stati Uniti. E questo ha innescato una reazione che probabilmente non è la migliore, che probabilmente avrà molte controindicazioni, che è quella protezionistica verso la Cina, che però non possiamo liquidare come semplicemente una sciocchezza di questa amministrazione. Cioè, dietro il Make America Great Again, dietro la repatriation dei job, c'è un disagio profondo della società americana,
che poi Trump ne sia il giusto interprete è un altro discorso, ma che il problema ci sia è assolutamente rilevante. Allora, da questo punto di vista, e mi ricollego alle parole di Armando, spiace che in un casus belli, tutto sommato, per carità, importantissimo, ma tra virgolette minore, come quello della controversia Boeing-Airbus, si sia tradotto in un atteggiamento protezionistico anche nei confronti dell'Unione Europea. Perché, proprio per quello che diceva Armando, questa amministrazione che è atlantica, mentre non possiamo nasconderci che l'amministrazione Obama era pacifica, cioè le scelte strategiche sono completamente diverse, beh, un'amministrazione atlantica dovrebbe essere particolarmente attenta a osservare i propri rapporti di ogni tipo, oltre a quelli militari e diplomatici che citava Armando, ma anche quelli economici, con l'unica zona del mondo che in realtà è ideologicamente allineata. Ovvero, se, e di nuovo, piaccia o no, c'è una lotta tra i sistemi democratici che mostrano la corda e i sistemi non democratici che hanno il lusso di avere qualcuno che decide, almeno tra noi democratici cerchiamo di volerci bene e di allinearci, perché un mondo in cui invece ci fosse un'isola americana, un'isola europea in lotta commerciale fra di loro e quindi un Occidente spaccato rispetto alla sfida profondissima che viene portata alla democrazia in questo momento, credo che sarebbe uno scenario veramente estremamente negativo. E con questo concludo. Grazie, molto, molto interessante. Effettivamente questa frattura tra Occidente, questo clash, insomma, che tutti commentiamo tra Occidente e un mondo nascente Oriente, è sicuramente un tema sul tappeto. Dante, dal tuo punto di vista, insomma, la tua carriera va appunto dall'investment banking all'insegnamento, hai un angolo di visione molto come hai vissuto, stai vivendo e che cosa pensi di questo Never Normal? Sì, allora grazie, prima di tutto grazie a voi, grazie dell'invito e saluto a tutti quanti. Ci sono sul tavolo dei temi super importanti, quelli che cui ha accennato il dottor Garavaglia sono dei temi che mi piacerebbe discutere più da vicino. Lui parlava di iperglobalizzazione, diciamo così, della globalizzazione che è nata dopo l'ingresso della Cina nel WTO, ma ci sono naturalmente state delle ondate di globalizzazione precedenti sotto il gold standard, quella di Bretton Woods. In tutte queste ci sono state è stata la ricerca di obiettivi di mobilità di capitale, mobilità di beni, mobilità delle persone. E c'è un discorso fondamentale, direi, di disegno, di progettazione delle norme che regolano la globalizzazione. Quindi di questo mi piacerebbe parlare magari nel Q&A. Rispondo alla tua domanda, tu mi avevi chiesto di parlare un po' delle dinamiche potenziali dell'economia transatlantica e magari quali opportunità potrebbero nascere per le aziende italiane sull'asse Italia-USA e magari qualche lesson learned dal punto di vista delle università. Io direi questo, che in termini dell'evoluzione economica, è chiaro che gli scenari ancora purtroppo sono abbastanza poco chiari, quindi si possono disegnare dei scenari più o meno ottimistici in un range ampio, che secondo me comunque alla fine nel medio dipenderanno dall'evoluzione della situazione sanitaria, ovviamente, dalla forma della ripresa globale e poi naturalmente quelli che saranno gli esiti delle elezioni americane, quindi delle politiche che ne conseguiranno. Ora, senza avventurarsi a parlare degli sviluppi potenziali dell'infezione, è chiaro che l'Europa è in una situazione assai migliore di quella degli Stati Uniti in questo momento. È chiaro che anche l'evoluzione appunto dipenderà dalla disponibilità di terapie efficaci, dalla capacità di testing, di tracking e ovviamente dall'arrivo del vaccino, su cui si cominciano a sentire cose positive. C'è il discorso della potenziale seconda ondata, che però nessuno a questo punto può prevedere con certezza. Io voglio essere ottimista, quindi l'unica cosa che posso dire è che la scienza è tutta protesa, credo, nel mondo intero a cercare una soluzione, e che con il tempo credo si stia capendo che questa malattia
si può capire e combattere e che comunque non è un rischio esistenziale per l'umanità, quindi si troverà un modo di conviverci. Però certo, il solo fatto che la pandemia abbia raggiunto diversi stati in diverse regioni del mondo porterà, se non altro, a una chiusura a singhiozzo delle frontiere che potrebbe rallentare quello che è una ripresa probabilmente viscosa e sicuramente diversa da settore a settore. Comunque, quello che purtroppo è chiaro a tutti è che l'impatto della crisi è molto violento. L'Europa in due trimestri ha perso la crescita degli ultimi 15 anni. C'è un'enorme quantità di lavoro, una pletora di previsioni economiche, di scenari, eccetera. Nessuno sa veramente come le cose andranno, tutte valgono un po' l'una all'altra. Però il trend che indicano è molto simile per tutti, ovvero una grave recessione quest'anno e una ripresa il prossimo anno. Ma se prendiamo per esempio quelle del Fondo Monetario, quelle dicono che l'America avrà un PIL di meno 8 quest'anno e più 4,5 il prossimo, l'Europa meno 10 e più 6 e la Cina più 1 e più 8 e 2. Quindi una recessione molto grave. Ma la cosa interessante forse da notare qui è che il risultato delle corse è che alla fine del 2021, se così fosse, la Cina avrebbe guadagnato 13-14 punti di crescita sul blocco transatlantico, che si ritroverebbe ancora invece al di sotto dei livelli di PIL in cui era prima della crisi. È chiaro che una Cina così più avanti nella ripresa trarrebbe vantaggio della situazione, probabilmente accentuando ancora di più questo riequilibrio economico e geopolitico che tutti viviamo. È anche giusto notare che prima che arrivasse la pandemia, in realtà, fra le crescenti tensioni internazionali, il pendolo della globalizzazione oscillava già fortemente all'indietro. Il commercio mondiale era in regressione già da un paio di anni, rallentato appunto da politica tariffaria, dai dazi a cui si riferiva il dottor Caravaglia. Dazi, peraltro, che a volte spesso erano più negoziali e arbitrari che non dettati dall'economia. L'altro problema è che le istituzioni multilaterali si sono indebolite in questo periodo, quindi si sono rivelate piuttosto inefficaci nel combattere la pandemia. Basti pensare all'OMS, e quindi abbiamo un problema globale che è stato esacerbato dalla mancanza di una soluzione globale. Ora, in America credo che però la presa di coscienza della vulnerabilità che è legata alla dipendenza dalla Cina nelle catene di fornitura, soprattutto in alcuni settori strategici, penso al biomedicale, alla farmaceutica, all'elettronica, ha creato, lo chiamerei, un oltraggio bipartisan. Quindi è facile ipotizzare che le tensioni tra USA e Cina andranno in realtà ad acuirsi in futuro. Il decoupling fra i due paesi sembra relativamente inevitabile, come già vediamo in alcuni punti molto chiari, ad esempio le tecnologie del 5G. Quindi questo scenario, credo, tornando a quello che diceva l'ambasciatore Verricchio, il miglioramento delle relazioni fra USA e Europa, che sono le due maggiori economie del mondo, che ricordo rimangono di gran lunga l'una per l'altra il più importante mercato, la maggiore destinazione di investimenti, andrebbe vista, secondo me, come un'opportunità da cogliere, un'opportunità importante. Sembra quasi un'era geologica fa, quando parlavamo del TTP. Insomma, ricordate che a quel punto tutti erano piuttosto convinti che fosse un'ulteriore integrazione economica che avrebbe portato benefici assolutamente tangibili in termini di occupazione, di impulso alla crescita, di innovazione, di sviluppo tecnologico, e che avrebbe creato un modello di governance mondiale, economica mondiale, con standard nuovi e ottimi. Quindi io penso che tutti questi obiettivi siano ancora assolutamente validi post-Covid. Mi auguro che i leader politici, al di qua e di là dell'Atlantico, li riconoscano. Le elezioni naturalmente porteranno un'indicazione su chi le vincerà e come le vincerà in termini di Senato e Camera, ma determinerà se prevarrà una tendenza più isolazionista oppure un rinnovato multilateralismo, speriamo anche transatlanticismo. Quindi questo direi in termini dell'economia del blocco. Per quanto riguarda le opportunità per l'Italia, invece, credo che dobbiamo ricordare, come faceva l'ambasciatore, che insomma, l'America naturalmente rimane per noi un partner essenziale dal punto di vista commerciale. È il più grande partner fuori dall'Europa, il terzo partner commerciale per l'Italia, insomma, quindi
L'anno scorso abbiamo fatto più di 100 miliardi di dollari con un bel surplus commerciale di 33 e passa. Ora è chiaro che la crisi sta provocando un inevitabile rallentamento del commercio estero americano. A maggio questo è calato del 14%, quello con l'Italia del 18%, però ci sono stati dei bright spot come per esempio le biotecnologie, l'informatica, l'elettronica, eccetera. Qui, la crisi però non durerà per sempre, quindi io credo che per le imprese italiane nasceranno opportunità in futuro, sia per le imprese piccole che per quelle grandi. Ci sarà chiaramente, come dicevo prima, sulle catene della produzione un reshoring e quindi una migrazione di queste probabilmente a dei partner più affidabili che non dove sono andate fino adesso. Quindi l'Italia potrebbe beneficiare. L'altra considerazione è il discorso del rapporto euro-dollaro. Io non faccio di mestiere quello che fa previsioni del rapporto euro-dollaro, ma credo possa dirsi che c'è un buon consenso che nel medio termine il dollaro potrebbe andare a indebolirsi, perché alcuni catalisti lo porteranno lì, che sono legati al fatto che l'Europa è avanti in termini dell'epidemia e quindi probabilmente della ripresa, del fatto che la Fed ovviamente con i suoi interventi sta creando un debasing importante per la valuta, il deficit di bilancio qui è molto crescente, peraltro un eventuale aumento della pressione fiscale magari post elezioni renderebbe probabilmente i mercati americani azionari meno attraenti, quindi creando dei flussi di capitale che non sarebbero a supporto della valuta. Quindi questa è una considerazione importante per le nostre imprese che esportano naturalmente, che magari devono pensare a hedgeare le proprie posizioni, ma anche per chi è interessato a fare acquisizioni. Io credo che sia un ottimo momento per le imprese italiane di guardare il ricco mercato americano, dove potrebbero esserci molte aziende che magari necessitano di investitori esterni dopo il Covid e potrebbe esserci una situazione valutaria favorevole. Ecco. Concludo rispondendo alla domanda che mi avevi fatto sull'impatto sulle università, le lessons learned. Il mondo universitario si è trovato completamente investito da questa cosa. Allora, dal punto di vista della ricerca, ti direi che la ricerca è esplosa, c'è stata una vera esplosione in tutti i campi, quindi abbiamo dato esenzioni ai ricercatori per poter andare nei laboratori, ma che sia il campo medico, naturalmente i nostri scienziati sono in prima linea sulla risposta alla pandemia, ma in campo economico ovviamente, lo studio delle policies, dell'impatto, questo è un evento storico che verrà studiato per molto tempo, ma anche in termini di impatto sociale, l'emergenza di una nuova cultura del lavoro con le sue conseguenze in termini di studi di psichiatria, di psicologia, ricerca in termini di ambientale, di sostenibilità, uso delle nuove tecnologie, l'AI per il tracking per esempio, oppure le virtual reality per diagnosi, eccetera. Insomma, quindi una grandissima quantità di lavoro. Quello che è incoraggiante è vedere che, a differenza dei leader politici che hanno chiuso le frontiere, gli scienziati invece le hanno aperte e c'è una collaborazione globale, fluida, produttiva, come mai prima nella storia, quindi focalizzata, urgente, dove c'è una grande disseminazione di informazione, grandi collaborazioni. L'altro impatto fortissimo è sulla didattica, ma questo non è solo per noi, vale per tutte le università. Siamo stati catapultati con uno che impara a nuotare, che stava imparando a nuotare, buttato in piscina, un trend, l'online learning che già esisteva, in cui ci siamo ritrovati di botto e ora ci stiamo equipaggiando per il prossimo semestre, ma è chiaramente un problema grave, insomma, togliere l'opportunità agli studenti di essere nel campus è terribile, naturalmente. L'altro impatto a cui pensare è quello finanziario, perché le università soffriranno sicuramente per introiti inferiori, università che spendono comunque quasi il 15% della ricerca a livello nazionale e sicuramente la metà della ricerca a livello di base e danno lavoro a quasi 600.000 persone, insomma, un potenziale impatto economico anche importante per le università. E poi naturalmente c'è l'impatto politico, avrete tutti seguito la polemica riguardo al un po' maldestro tentativo dell'amministrazione di mettere fuori tutti gli studenti stranieri che fossero solo online. Harvard e MIT hanno subito fatto causa e vinto immediatamente l'arbitro, hanno ottenuto una retromarcia da parte dell'amministrazione. Ecco, non so se questo è un quadro sufficiente, ma sono happy to discuss e aprire alle domande. Allora, grazie a tutti e tre i nostri autorevoli commentatori, perché indubbiamente in pochi minuti
abbiamo avuto il beneficio di abbeverarci a una sintesi di quelli che sono gli argomenti strategici più importanti, che da un lato ineriscono ai rapporti politici tra l'Europa, il nostro paese e gli Stati Uniti, e dall'altro danno una lettura in chiave imprenditoriale di business su quello che potrebbe succedere nel post-Covid. Purtroppo abbiamo ancora un po' di minuti, ma non tutti quelli che servirebbero per sviscerare in maniera oltremodo approfondita tutti gli spunti e le sollecitazioni che ci sono state autorevolmente dati. Quindi io chiederei di fare il prossimo giro in maniera più sintetica, così magari riusciamo anche ad accumulare altri argomenti. Uno che mi viene in mente, se posso, e nella speranza di non mettere a disagio l'ambasciatore Verricchio, riguarda un po' un tema che è stato trattato in misura diversa da tutti voi tre, e cioè il fatto che, preso atto di una contrapposizione per certi versi inevitabile dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, e speriamo di fermarci qui, tra gli Stati Uniti e la Cina, che è il nuovo aggressivo competitor, è il challenger sul predominio dello scacchiere mondiale, e tutti voi avete indicato in maniera, con argomentazioni in parte simili, in parte complementari, come sia fondamentale che gli Stati Uniti ritrovino nell'Europa quell'alleato fedele, quell'alleato leale, quell'alleato naturale per superare questo tipo di situazione. Allora, la domanda è la seguente, un po' brutale, ma sicuramente l'ambasciatore Varricchio troverà il modo di ricondurla a un lessico più diplomatico. Come si coniuga questa scelta, che anche a me convince, mi pare la più ragionevole, la più ovvia, con la politica di un presidente che non ha mai fatto mancare, come dire, atteggiamenti e parole piuttosto sprezzanti nei confronti non tanto dell'Europa in quanto tale, ma della importanza di un'Europa unita, e che non ha mai perso occasione di lanciare delle provocazioni su singole situazioni. Penso anche, per esempio, in occasione della Brexit, su quanto fosse più conveniente uscire piuttosto che stare dentro questa Unione Europea. D'altro canto, poi, rispondendo a delle dottrine che sono state, come dire, propagandate e su cui ha fatto proselitismo chi in passato era suo political advisor e poi è stato successivamente rinnegato. Senza entrare ovviamente in argomenti, diciamo, scomodi, ma qual è lo sforzo che si può fare per cercare di trovare una sintesi su queste due apparenti contraddizioni? Grazie, io non ho alcuna difficoltà a dire e a condividere questo pubblico quanto dico quotidianamente all'amministrazione, quanto ho ricordato ancora la settimana scorsa sia al capo di gabinetto, al chief of staff del presidente, che al National Security Advisor, che ai più stretti consiglieri di Trump. E cioè che questo atteggiamento nei confronti dell'Europa è sbagliato non solo per l'Europa, ma è sbagliato per l'America. Non aiuta l'Europa e non aiuta l'America. Certamente dobbiamo capire il background. Dobbiamo ricordare il discorso di insediamento di Trump, che si scagliava contro quello che chiamava il Deep State, una sorta di grumo di potere centrale che in qualche modo poteva essere percepito contro o antagonizzante le libertà individuali che sono il sale della libertà e della forza dell'America. E in qualche modo quello che possiamo ricondurre con l'espressione facile, Bruxelles, cioè questo centro in qualche modo di euroburocrazia, rappresenta il perfetto capro espiatorio. Ma al di là di questo, vi è profonda nell'amministrazione l'idea che l'Europa è e rimane il principale alleato dell'America.
un'Europa certamente in cui i protagonisti sono gli stati, le nazioni, in cui quello che, per usare la terminologia europea, il jargon che usiamo noi qui europei, si chiamano gli stati membri. Sono le grandi nazioni europee che hanno responsabilità particolare. E qui ritorno al ruolo dell'Italia. L'Italia ancora una volta ha dimostrato che la strada migliore per essere amica dell'America è quello di far sì di contribuire a rafforzare l'integrazione europea, ma senza dire e senza pensare che un'Europa più forte può fare da sola. Altri lo hanno fatto in Europa, altri paesi, altri leader europei stanno dando questa impressione, altri leader europei stanno dicendo noi possiamo volgere le spalle all'Atlantico e fare da soli. Questo è un errore. Noi italiani questo non lo vogliamo, vogliamo invece rafforzare una dimensione europea come pilastro importante di una relazione transatlantica. Credo che sia il modo migliore per affrontare una fase in cui certamente tanti luoghi comuni sono stati contraddetti. Titoli di libri che hanno fatto così, hanno avuto successo, hanno fatto la storia in tempi recenti, si sono dimostrati errati. La storia non è finita. Il mondo non è piatto, la globalizzazione non è un level playing field che crea opportunità uguali per tutti, vi è uno spostamento di equilibrio, per usare la vecchia espressione greca. E questo spostamento di equilibri, come sempre, crea vincitori e vinti. Io sono convinto che l'America continuerà ad essere leader e questa America vuole essere leader, esercitare una leadership, sapendo però che deve certamente fare i conti con un mondo che è diventato più competitivo. Il sistema delle regole dettate dall'America ha dimostrato di non funzionare più. Bisogna adattarle. L'Europa rimane il partner essenziale. L'Italia può essere veramente e vuole essere un interlocutore che è al contempo amico dell'America, ma consapevole che il proprio destino si gioca in Europa. E per rispondere alla sollecitazione di Luca Garavaglia, certamente i dazi fanno male. I dazi fanno male, non sono la risposta a quelle che certamente sono delle storture che esistono nel commercio transatlantico e che però non sono mai una risposta efficace. Grazie infinito. Una risposta esemplare su come si possa, come dire, continuare a... un editore alberga ancora nascosto nell'animo del professor. Ci ha suggerito con grande eleganza alcune riflessioni che non chiamerò consigli, ma riflessioni su delle opportunità. Allora chiedo a lei che di acquisizioni sul mercato americano potrebbe scrivere un libro, tutte un'opportunità di investimento per aziende italiane negli Stati Uniti, riconosce, come dire, quei paradigmi che in passato l'hanno portata a decidere di investire in quel. Ben lieto, ma in generale. No, Luca, sei in muto. Adesso io sono d'accordo con un grande caveat che è il seguente. Aziende non solo italiane, non americane, negli Stati Uniti hanno sempre avuto successo come esportatrici, ma rarissimamente hanno avuto successo come player locali. Anzi, ci sono stati dei casi disastrosi. Se uno pensa alla Germania, è un paese indubbiamente con un'imprenditoria straordinariamente viva, beh, le catastrofi di Daimler Chrysler o di Bayer Monsanto sono sotto gli occhi di tutti. Quindi io, per come conosco l'impresa italiana, sconsiglio vivamente di fare operazioni negli Stati Uniti.
perché se noi andiamo da italiani a gestire negli Stati Uniti ci distruggono, perché il livello di professionalità è nettamente superiore, perché la competizione è molto più dura e quindi in particolare la media azienda familiare italiana che si vuole avventurare negli Stati Uniti non come esportatrice ma come local player è destinata a piangere lacrime molto amare. Solo quelle aziende che hanno fatto il passo di managerializzarsi davvero, cioè di avere persone veramente di standing alla propria guida, scelte meritocraticamente e separate dalle famiglie, possono cimentarsi. Gli altri è meglio che stiano a casa loro. Dettosi questo, un piccolo aggancio sul tema appunto della competitività dell'Europa. È verissimo che l'amministrazione americana diciamo ha dimostrato sempre, questa amministrazione, di gradire un'Europa divisa, ribaltando un pochino l'assioma di Kissinger, che dicendo Europe, who do I call, si lamentava. Forse a Trump non dispiace così tanto di non sapere chi chiamare in Europa, in base a una logica di divide e tintera che lui ha mostrato di prediligere. Detto questo, l'Europa è a uno snodo drammatico, su questo non vorrei eccedere in pessimismo, ma inviterei a guardare quello che è accaduto ieri con un pochino più di cautela. Allora, da un lato, questo primo passo verso la mutualizzazione è un dato assolutamente straordinario. Dall'altro ho il forte sospetto che sia stato ottenuto perché gli europei si sono talmente spaventati dello stato della politica italiana che hanno detto qui finisce veramente male, quindi meglio mollare qualche cosa oggi che andare a vedere le carte poi. E da ultimo, se è vero che gli Stati Uniti hanno avuto verso l'Europa un atteggiamento certamente non particolarmente positivo, è anche vero che tra i capolavori e le chicche che il nostro beneamato Movimento 5 Stelle ci lascerà, beh, diciamo che avviare la via della seta non è una mossa particolarmente intelligente nel momento in cui si vuole rinsaldare il legame transatlantico, soprattutto perché la via della seta non sanno neanche cos'è, quindi se fosse fatto con un piano sensato si potrebbe discutere. L'avventurismo con cui viene portato avanti lascia riflettere. Del resto noi abbiamo un viceministro dell'economia che ha detto che tutto si risolve con un prestito irredimibile a tasso zero, e io vi assicuro che ne mettiamo tanto, perché voglio dire è molto carino il mettere dei prestiti che mai ci verranno restituiti e mai verranno remunerati. Con questa gente dove vogliamo andare? Grazie infinite, sempre più interessanti. So che l'ambasciatore Varricchio vorrebbe immediatamente intervenire su questo che è stato detto, ma vorrei chiudere il secondo giro con l'Accademia, col professor Roscini, per poi dare la parola. Q&A con i nostri partecipanti di oggi, in modo da accedere a questa opportunità. E la domanda c'entra poco con tutto quello di cui abbiamo discusso fino adesso, ma c'entra molto con solida e proiettata al futuro, i piani di recupero alla education sia destinato un solo miliardo. Poi su questo si doveva avviare un dibattito anche di un certo qual spessore, ma come ha appena ricordato è in questo momento possibile. Per cui ti chiedo, vista la tua prospettiva americana e visto che siedi probabilmente nel punto di vista del sapere mondiale,
Quali consigli ti sentiresti di dare all'importanza strategica di dedicare più attenzione e soprattutto più risorse al mondo dell'education, ma in una chiave prospettica di business, non così semplicemente per un fatto culturale? Grazie Luca, penso che tu abbia toccato su un punto assolutamente cruciale per la capacità di riuscire a ritrovare una crescita che abbiamo perso ormai da un po' di tempo e a ridare un vigore economico al paese. L'educazione rimane il punto fondamentale. Io spesso faccio l'esempio della Corea del Sud che nel giro di una generazione, e non voglio paragonare naturalmente l'Italia alla Corea del Sud, adesso lo chiarifico, ma la Corea del Sud è un classico esempio in cui in una generazione hanno preso un paese che era fondamentalmente un paese in via di sviluppo, ma proprio all'inizio della via di sviluppo, e con il tool dell'educazione hanno girato un'economia in una delle economie più dinamiche della terra. Da noi abbiamo delle sacche di educazione straordinarie, abbiamo degli scienziati straordinari, abbiamo degli intellettuali straordinari, abbiamo delle università straordinarie, rispettatissime, non lo devo raccontare a voi, però la sensazione, guardando ai numeri aggregati, guardando ai risultati degli studi di Pisa, eccetera, si vede che insomma l'Italia su alcune situazioni è molto indietro, in particolare tutto quello che è lo STEM, diciamo così, il mondo dello STEM, che invece oggi è fondamentale per riuscire a far fare il passo all'economia in una, diciamo, situazione più dinamica. Quindi io quello che direi è che bisogna cercare di continuare a investire, magari lasciare uno spazio al privato per dare opportunità anche non solo allo Stato di aiutare in questo sforzo nazionale, ma da subito e da presto insegnare a tutti più matematica, più fisica, più ingegneria, non tralasciando ovviamente il nostro patrimonio culturale, ma insomma mi sentirei di dirti questo. Grazie Dante, forse l'ambasciatore voleva commentare o eventualmente congedare la nostra tavola rotonda. Partecipare se ci sono delle domande anche del pubblico. Al momento non ci sono domande. E allora volevo fare due commenti a quanto emerso sino adesso. Il primo, una chiosa, è quello che sosteneva giustamente il professor Roscini circa questo fenomeno di reshoring in atto negli Stati Uniti. Lui ha usato un termine che è importantissimo, il rapporto fiduciario, trust. Trust è il nuovo elemento che verrà preso sempre più in considerazione nell'effettuare delle scelte di partnership. Vi è bisogno di partner di cui ci si fida. L'idea che produzioni possano essere delocalizzate soltanto sulla base di considerazioni basate sul costo del lavoro sta cedendo il passo ad una valutazione molto più complessa e raffinata. L'individuazione dei partner si basa su considerazioni che riguardano soprattutto la fiducia. L'Italia ha tutte le carte in regola per diventare sempre più partner di molti settori produttivi, anche perché gli Stati Uniti stanno capendo che dalla dimensione immateriale bisogna in qualche modo tornare alla manifattura, a quello che è sempre stato un importante polo di produzione industriale, di fatto si stava sempre più concentrando sul sviluppo e la ricerca, affidando la produzione e poi la manifattura ad altri paesi. Non è così. E quindi quando si parla di manifattura, certamente l'Italia ha tutte le carte in regola per essere un partner fondamentale. E poi la Cina. Si è parlato di Cina, sappiamo quanto questo tema sia delicato, strategico. Vi è una crescente consapevolezza del fatto che vi è bisogno che le grandi democrazie operino delle scelte condivise. Quanto sta avvenendo, ad esempio, in un settore molto delicato, quello
quello del 5G dimostra come i paesi occidentali sempre più vadano nella stessa direzione. Vi è bisogno di coniugare sviluppo tecnologico con la sicurezza e la tutela di quelle libertà individuali che rappresentano il patrimonio più importante che le nostre civiltà possono mantenere, tutelare e trasmettere. Anche perché la libertà individuale rappresenta il vero motore poi dell'innovazione, dell'imprenditorialità, della capacità di effettuare delle scelte consapevoli. Quanto sta avvenendo in queste settimane, decisioni prese da molti paesi occidentali, compresa l'Italia, dimostrano come vi sia piena consapevolezza di questo. Perfetto, grazie. Grazie mille Armando per aver incorniciato quello che è stato anche detto e ribadito ai nostri relatori. Non ci sono domande nella chat interna, quindi se vogliamo congedarci, sicuramente lo facciamo dopo aver assistito a una tavola rotonda molto molto interessante, essere stati in maniera molto svizzera, per non dire americana, ma diciamolo italiana, nei tempi, insomma, siamo orgogliosi di questo nella nostra ora. Non so se Luca vuoi commentare nel congedare i nostri relatori e quindi ti lascio la parola per il saluto finale. Però non ti sento più. Credo che abbia un problema di connessione. Ah, ecco, sta tutto. Va bene, va bene. Se non riesci a ricollegarti, tanto immagino che siamo allineati quantomeno sui saluti. Quindi grazie ancora Armando. Ah, Luca, eccoti, forse ci sei. Aspetta che stai in muto. Ecco, vai. Grazie, scusatemi. Del disguido, dicevo, io come te sono molto felice del fatto che siamo riusciti a rispettare i tempi, ma allo stesso tempo di inondare le nostre menti e il nostro auditorio con una serie di spunti che probabilmente ci sarebbe voluto molto più tempo per poter distillare in maniera così chirurgica come è stato fatto dai nostri autorevoli speakers. Quindi li ringrazio nuovamente moltissimo, a cominciare naturalmente dal nostro presidente onorario, l'ambasciatore Armando Varricchio, il professor Dante Roscini da Harvard e l'imprenditore presidente Luca Garavoglia. Grazie di cuore, grazie davvero, grazie Simone di aver organizzato questa bellissima rotonda. Mi auguro come Amcham di poter coltivare un filino più di ottimismo sugli investimenti italiani negli Stati Uniti e parimenti sugli investimenti in Italia. Consentitemi questo spot pubblicitario in chiusura. Buon lavoro a tutti. Grazie. Infatti ci vediamo anche al nostro Gala Award Dinner che sarà in presenza, ci auguriamo ovviamente. Grazie a tutti signori, grazie a tutti. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie, saluti a tutti. Grazie. Ciao.